Che cosa accadrebbe se successivamente alla notifica di un avviso di accertamento dovessero emergere a carico tuo oppure a carico della tua azienda delle ulteriori violazioni tributarie per lo stesso periodo di imposta, oggetto del primo accertamento? Te lo spiego in questo video. Benvenuto sul mio canale, io sono Salvatore Cameli, sono un avvocato tributarista e ho già aiutato decine di CFO, manager e imprenditori a risolvere complesse verifiche fiscali e avvisi di accertamento, annullando o riducendo in misura considerevole il debito tributario. È una convinzione molto diffusa quello secondo cui l'Agenzia delle Entrate, una volta notificato il primo avviso di accertamento per un determinato anno, non possa notificarne altri per detto anno. In realtà questa convinzione è completamente sbagliata. L'Agenzia delle Entrate ha infatti la possibilità di integrare o modificare l'avviso di accertamento originariamente emesso nei tuoi confronti, ovvero nei confronti della tua azienda, perché esiste una norma che è contenuta nell'articolo 43 del DPR 600 che dà la possibilità all'Agenzia delle Entrate, fino alla scadenza del termine di decadenza, di integrare o di modificare in aumento le imposte dovute con il primo avviso di accertamento che ti ha notificato. Ma come avviene questa integrazione? L'integrazione o la modifica dell'avviso di accertamento originario può avvenire solo se emergono nuovi elementi in grado di modificare la pretesa originaria dell'amministrazione finanziaria. È importante che tu sappia che deve comunque trattarsi di elementi non conoscibili da parte dell'Agenzia delle Entrate al momento della notifica del primo avviso di accertamento, il cui apprendimento deve quindi avvenire in un momento successivo. L'accertamento integrativo è quindi da ritenersi illegittimo ove il fisco risulti già in possesso degli elementi su cui si era basato nel primo avviso di accertamento, e questa interpretazione è stata confermata sia dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione sia dalla giurisprudenza di merito. È importante infine evidenziare che quando l'Agenzia delle Entrate ti notifica un accertamento integrativo, la motivazione di quest'ultimo deve necessariamente richiamare i nuovi elementi sopravvenuti, perché in caso contrario l'accertamento integrativo sarebbe nullo per vizio di motivazione, ovvero per mancanza di attività istruttoria. Per rimanere aggiornato e capire come risolvere le contestazioni dell'Agenzia delle Entrate, iscriviti al mio canale e metti un like. Se invece vuoi chiedermi aiuto, trovi in descrizione i miei contatti.